Se ti fermi un momento ad ascoltare, se i tuoi occhi avranno voglia di cercare orizzonti dove perdersi nel blu, l'universo sentirai anche tu. Ogni vita, ogni più piccola esistenza ha una voce, un suo timbro, una cadenza. Ogni uomo ad altre vite unito ormai in un coro, sinfonia dell'infinito, sai. È un accordo in ogni cuore, vibra dentro un sentimento e poi fra miliardi di galassie va e diventa melodia. C'è un'orchestra fra le stelle, ne facciamo parte anche noi e non smette di suonare mai, perché là dell'universo va da Momo che ti passa. Da quando Momo abitava stabilmente alla rotonda, la sua vita era cambiata in meglio. Ogni giorno aveva qualche cosa da mangiare perché la gente non si scordava di lei e qualcosa le portava sempre. Aveva finalmente un luogo per ripararsi, un letto per riposare, e perfino un camino per accendere il fuoco e difendersi così dal freddo. Momo sapeva di essere stata fortunata a trovare vicini così disponibili. Ma ben presto si scoprì che anche i suoi amici erano stati arricchiti da quella ragazza. Avevano anch'essi bisogno di Momo e talvolta si domandavano come avessero potuto fare a meno di lei fino ad allora. La gente ormai considerava indispensabile quella ragazza, temeva di perderla, di dover constatare un giorno la sua assenza. Prima ad accorgersi del benefico influsso di Momo furono le mamme. Quando uno dei loro figli era più capriccioso o piagnucoloso del solito, gli dicevano subito: «Va da Momo, che ti passa!» E lo stesso dicevano le mogli ai loro mariti depressi o litigiosi. Molte erano le visite che Momo riceveva. Spesso la si vedeva seduta con qualcuno vicino che le parlava animatamente. Non mancava mai chi, impossibilitato di recarsi all'anfiteatro, mandasse a prendere Momo. Altri consigliavano un dialogo con questa ragazzina anche a quanti non erano ancora coscienti di aver bisogno di lei. Ormai era diventato abituale per la gente ripetere: «Va da Momo, che ti passa!» Così come si dice buona fortuna o buon viaggio o su con la vita. Perché questo? Forse che Momo era particolarmente sapiente da elargire buoni consigli a tutti? Era capace di trovare la parola giusta per chi le chiedeva conforto? Aveva il dono di elaborare valutazioni giuste o sagge? Affatto. Perché Momo era come gli altri ragazzi. Forse Momo riusciva a mettere la gente a proprio agio?
O diffondeva buon umore? O forse incantava con la danza e con movimenti di acrobazia? Per niente. Sapeva forse fare magie? O raccontare filastrocche antiche, capaci di far dimenticare dispiaceri, preoccupazioni e disagi? Era in grado di leggere la mano o di predire il futuro? No, neppure questo. Ciao bambini, ho scelto di leggervi stasera la prima parte del capitolo secondo del libro di Michael Ende, Momo, un romanzo bellissimo, un romanzo meraviglioso. Che cosa mi ha colpito del racconto di stasera? Mi ha colpito comprendere la capacità meravigliosa di Momo di essere amabile con tutti. Cosa vuol dire la parola amabilità? La parola amabilità non significa che io devo piacere a tutti quanti. L'amabilità è una caratteristica dell'amore. È quella caratteristica che ti permette di diventare casa per gli altri. Vuol dire che quando gli altri ti incontrano, si sentono a casa. E quando tu sei a casa, stai bene. Ti senti al sicuro, ti senti custodito, ti senti protetto, ti senti a casa, ecco, ti senti a casa. Momo aveva questa capacità bellissima di far sentire gli altri a casa. Allora io vorrei provare a spiegarti questa caratteristica dell'amabilità raccontandoti un piccolo fatto che mi è capitato il 14 di febbraio del 2018. Mi trovavo allora nella grande chiesa di Santa Maria degli Angeli ad Assisi, dove c'è la Porziuncola. Era il mercoledì delle ceneri e al pomeriggio sarei partito per venire proprio qui a Trezzo Acconcesa per vivere con voi. E quel mattino lì mi sono confessato da un frate, da un caro amico. Ed entrando nel confessionale ho provato un'esperienza meravigliosa. Mi sono sentito a casa. Ho trovato un frate che mi ha amato per quello che ero. Mi ha messo a mio agio. Mi ha fatto sentire accolto. Questa è l'amabilità. Allora io vorrei chiedere al Signore che insegni a ciascuno di noi questa capacità meravigliosa dell'amore, l'amabilità, il permettere che gli altri, quando ci incontrano, possano sentirsi a casa. Pensa se fossimo tutti quanti capaci di amabilità. Ecco, io ti auguro una buona notte. Ti auguro di fare dei sogni meravigliosi e come sempre ti aspetto domani sera per la seconda parte di Momo. Ciao!